al tempo principale nella reggente, ecco quali sono i tempi da utilizzare in caso di contemporaneità, anteriorità e posteriorità. In caso di contemporaneità rispetto a un tempo principale, si utilizzerà il congiuntivo presente nella proposizione subordinata, che in questo caso è l'interrogativa indiretta. Dic, dimmi, l'imperativo presente, tempo principale, perché qua re non ludat, perché la mamma non gioca, non ludat con me. In dipendenza da un tempo principale, per esprimere la contemporaneità dell'azione, si usa il congiuntivo presente, in questo caso il congiuntivo presente del verbo ludere, terza coniugazione, ludat. In condizione di anteriorità useremo il congiuntivo perfetto. Mecum quaero? Mi chiedo, quaero presente indicativo, tempo principale del verbo querere, si domanda a Cesare, quid me fuggerit? Che cosa mi sia sfuggito? Quidve erraverim? O in che cosa io abbia sbagliato? Fuggerit ed erraverim sono due perfetti congiuntivi attivi rispettivamente da fugio, fuggere, e da erro, errare. Essi esprimono un'azione che è avvenuta nel passato, anteriore a quella espressa dalla principale, rappresentata da quaero, mi domando. Il perfetto congiuntivo attivo e passivo si usa sempre, quindi, per esprimere l'anteriorità in dipendenza da un tempo principale. In condizione di posteriorità, invece, utilizzeremo una forma perifrastica del tipo in urussim. Rufa, dice la figlia di Cesare Giulia, rivolta alla schiava, Nemo scit, nessuno sa, quando l'usura sim, quando giocherò cum novo fratre meo con il mio nuovo fratello, con il fratello che sta per nascere. Quando l'usura sim è l'interrogativa indiretta che dipende dalla principale Nemo scit. Scit è il presente indicativo attivo di scio, scire, dunque un tempo principale. Per esprimere l'idea della posteriorità, cioè un'azione che avverrà nel futuro, nell'interrogativa indiretta, in latino si usa una costruzione perifrastica di significato attivo. Essa è formata dal participio futuro del verbo, in questo caso l'usura da lusurus, lusura, lusurum, che è appunto il participio futuro da ludo, ludere, seguito dalle voci del verbo sum. È la cosiddetta perifrastica attiva. In questo caso abbiamo l'usura sim, cioè la perifrastica attiva con il congiuntivo presente del verbo sum, sim, perché nella principale c'è un presente indicativo che è un tempo principale. Dunque, per esprimere l'idea di posteriorità in dipendenza da un tempo principale, si usa la perifrastica attiva con il congiuntivo presente, l'usura sim.